Chi di voi è più appassionato di calcio giovanile, in particolar modo di talenti, mi sta praticamente consigliando di fare questo video da almeno una settimana. Purtroppo, ragazzi, lo sapete che l'attività del canale è frenetica ed è soggetta comunque a alcune decisioni, quindi l'ho potuto fare solo adesso e me ne scuso. Però oggi dobbiamo parlare di una cosa molto importante, perché dobbiamo parlare di questo nuovo acquisto che la Juventus ha fatto, cioè Idrissa Touré dal Werder Bremen. È un ragazzo di 20 anni e oggi ve lo presento cercando di farvi capire un pochino di che giocatore si tratta. Allora, non so se voi l'avete mai visto giocare, non so se lo conoscete, però comunque ve ne parlo come se voi non lo conosceste, quindi come se voi foste completamente all'oscuro di che tipo di calciatore è. Parliamo di un ragazzo di 20 anni con il passaporto della Guinea ed è un ragazzo veramente molto molto interessante, perché gli allenatori che lo hanno allenato al Werder Bremen giudicano Touré una sorta di nuovo Pogba. Perché? Perché oltre ad essere molto, e questo non è detto in maniera come complimento, ma è detto in maniera, diciamo, come se fosse un difetto, molto lezioso in campo, cioè lui è molto, cerca sempre la giocata, cerca il colpo di tacco, cerca la giocata di fino, quindi è molto bello da vedere, ma alcune volte sbaglia facendo determinate cose, è anche molto fisico. Parliamo di un ragazzo che dovrebbe essere alto circa 1,85 m, pesa più di 80 kg, è molto grosso fisicamente, ma nonostante sia grosso fisicamente riesce comunque ad essere abile e agile all'interno del cerchio di centrocampo. Sicuramente parliamo di un giocatore che può fare sia il mediano, e l'ha fatto tante volte nelle formazioni giovanili del Werder Bremen, sia la mezzala pura. A differenza di Pogba, non ricopre la parte di mezzala sinistra, cioè Pogba di solito quando giocava alla Juve giocava sul centro-sinistra. Se ricordate, anche nel centrocampo a 5 di Conte, lui giocava a sinistra come mezzala, anche Allegri, quando è arrivato Allegri, l'ha continuato a far giocare lì, al limite lo spostava leggermente più avanti per consentirgli di fare gol o di tirare in porta, perché è quello il suo pane quotidiano. Idrissa Touré, secondo me, è meno bravo sotto il profilo realizzativo, perché comunque non è una macchina da gol. In 35 presenze la scorsa stagione ha fatto 2 gol e 2 assist, però è molto molto più bravo dal punto di vista difensivo, cioè difende meglio secondo me di Pogba, difende meglio di tanti altri che ho visto difendere della sua età a centrocampo, e gioca sulla parte destra del centrocampo, quindi a centrodestra, dove dovrebbe giocare quest'anno Emre Can. Sicuramente è un ragazzo che mi intriga molto, è stato documentato il suo colpo in maniera abbastanza sintetica, nel senso molti volevano che molti ne hanno parlato poco, appunto, ma è normale che ne hanno parlato poco, perché comunque parliamo della Juventus Under 23, la Juventus lo aggregherà alla seconda squadra, ma va sicuro che questo ragazzo potrebbe veramente ritagliarsi il suo spazio, forse non subito nella Juventus, ma farà parlare di sé, a meno che, ripeto, non si perda per strada. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.